Ragazzi, comunque non vedevamo un J-Hope con così tanto eyeliner intorno agli occhi, penso dal periodo di No More Dream, o sbaglio. Ehi, bentornati. Ecco finalmente la reaction alla pre-release song di J-Hope. Ho detto pre-release song, perché ho usato questa parola? Pre-release song vuol dire canzone che viene pubblicata prima dell'uscita di un album, mini album, single album. Quindi questa canzone intanto ha una B-side e non una title track, quindi non sarà la canzone con cui J-Hope promuoverà l'album, ma è una canzone e un video che ha deciso di pubblicare prima per un po' incuriosirci, per stuzzicare la nostra fantasia. E probabilmente perché ha deciso di fare più di un contenuto come singolo, dato che era 9 anni che aspettava questo momento. Dalla canzone mi aspetto, diciamo, il solito J-Hope, ovvero qualcosa di molto allegro, molto dinamico, che ti fa tanto ballare, anche se, essendo una B-side, chissà se avrà questo aspetto del suo carattere, o chissà che J-Hope non voglia cambiare immagine di se stesso nella sua versione solista. Vi ricordo di seguire il canale, lasciare un mi piace al video e, se vi sentite espansivi, lasciare un commentino. Vi ricordo anche K-Pop News, oggi è uscita la news sui nuovi, forse, membri degli NCT, e poi ci sono tutti i social, tra cui il mio nuovo Instagram, Gittola K-Pop, proprio come il canale. Fa molto film questa intro con l'uomo col pacco. Ok, la chiave con la scritta amore l'avevamo già vista nel teaser. Oh! Del rap un po' old school. Figo! Allora, questa parte qua delle inquadrature è fatta col robottino di cui vi avevo già parlato, Kira, perché mi ha insegnato Alvi che movimenti del genere così fluidi non possono essere assolutamente fatti a mano. E poi a un certo punto si vede tipo un po' il suo dark side di lato, come se fosse un Joker cattivo. Ma tra l'altro, cioè, ragazzi, comunque non vedevamo un J-Hope con così tanto eyeliner intorno agli occhi, penso dal periodo di No More Dream, o sbaglio. Comunque, questo qua è proprio il rap anni 80-90 americano. Fine anni 80, inizio anni 90, per la precisione. E ricordiamo comunque che il signor J-Hope continua a ringiovanire. Mi potrebbe indicare i suoi prodotti di bellezza, per favore? Ok? Sentite quanto è cattivo questo pre-chorus. E quanto è basso. Ok, devo processare questo chorus. Devo riuscire a processare le informazioni e a condividerle con voi. Aspettate un attimo. Il chorus, anche se old school, cambia totalmente genere. Non siamo più nel rap, ma siamo in qualcosa, forse punk rock? Non mi vorrei sbagliare. O forse soltanto rock. Ma io direi punk rock, forse anche con qualche punta di emo. Nonostante siamo nei primi anni 90, un filino ce n'era. E posso capire che questa canzone, questa pre-release song, non convinca molti, ma ragazzi, voi non avete idea di che studio della musica pop rock mondiale ci sia dietro la composizione di questa canzone, dietro la scrittura di questa canzone. Perché si vedono proprio dei riferimenti che ha preso e gli studi che ci sono dietro. Questo è lui? Oh, eccolo! La sua versione bad.
questo non credo che sia fatto veramente con i raggi X, ma che sia semplicemente una riproduzione. Voglio sperare che non si sia sottoposta ai raggi X per il video. Ne dubito perché si vede qua la catena, ma non ne sono sicura. Potrebbe anche averlo fatto. Oh, qua cos'è successo? È tutto bloccato. Comunque, sbaglio? O è la prima volta comunque che lo sentiamo cantare a tonalità così basse? In tutto questo non ho capito perché il suo chitarrista abbia tipo la faccia da mostro. O è tutta la band che ha la faccia da mostro? Io ho visto soltanto il chitarrista qua. Non mi sa che anche il batterista ha la faccia con qualcosa di strano. Così. Fine. More. Wow. Ragazzi, ci credete che non mi aspettavo nulla del genere? Cioè, non solo ha fatto qualcosa che non mi aspettavo da parte sua, ma ha fatto proprio qualcosa che non mi aspettavo in generale nel K-pop, ma ancora più in generale nella musica. Devo dire che apprezzo molto questo suo esperimento musicale, diciamola così. Sono contenta che abbia voluto esprimersi di più dal punto di vista musicale e che abbia fatto qualcosa che magari piace a lui o che comunque riesce a dimostrare qual è stato il suo studio e il suo impegno nella musica, piuttosto che magari fare qualcosa che piacesse al pubblico. Ricordiamo che questa è una pre-release song ed è una B-side, quindi è normale che ci sia di più la volontà di magari esprimersi in una canzone del genere. La title track potrebbe essere diversissima e molto più simile a ciò che abbiamo visto finora. Il suo album Jack in the Box uscirà il 15 luglio, tra meno di 2 settimane. Secondo me, tipo, la sua versione Joker malvagia si vedrà anche nel prossimo video. Questa è tipo una specie di introduzione, forse, a ciò che ci sarà nel video della title track. Chissà, fatemi sapere i vostri pensieri a riguardo. Comunque, una canzone del genere secondo me spaccherebbe di brutto in live e, guarda caso, a breve parteciperà a Lollapalooza, che è un festival musicale americano, e secondo me questa qui sarà tra le canzoni che canterà. Fatemi sapere cosa ne pensate, che tipo di influenze musicali avete visto. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video, che è domani, comeback degli Naipen. Ciao!